Gli elenchi telefonici editati da Pagine Sispa dedicheranno, a partire dall'elenco Sì di Padova, un'intera pagina alla Caritas italiana. In occasione del 40° anniversario della fondazione, la società editrice degli annuari telefonici, presenti in 18 regioni italiane, 63 province e distribuiti gratuitamente in 6 milioni di copie, ha così confermato l'attenzione alle problematiche sociali e la vicinanza a tutte quelle organizzazioni no profit che operano con grande sensibilità a fianco degli emarginati per la promozione della dignità dell'uomo. L'iniziativa di Pagine Sispa è stata ufficializzata da Sauro Pellerucci, presidente della società che edita l'elenco Sì, che ha da poco incontrato nella sede nazionale della Caritas italiana il direttore Don Vittorio Nozza. Abbiamo sottoscritto con la Caritas italiana un accordo che ci consente di poter avere in tutte le nostre edizioni, nella parte legata all'avanti elenco, delle attività che la Caritas italiana svolge nelle province dove noi distribuiamo gli elenchi telefonici. Questa è un'iniziativa che segue la nostra volontà di dar luce, di dar lustro, di dare informazioni su quelle che sono le associazioni benefiche di volontariato che sono presenti all'interno dei territori dove noi siamo presenti, appunto, dove noi distribuiamo gli elenchi telefonici. La Caritas italiana, in quest'anno in cui corre il 40° anniversario della fondazione, sarà presente quindi con le iniziative a carattere nazionale e con le iniziative che eventualmente, sicuramente ve ne saranno, si svolgeranno durante l'anno nelle province dove noi siamo presenti. Pagine Sispa ha quindi voluto ricordare l'attività che Caritas italiana svolge a livello nazionale, grazie alle 220 Caritas diocesane, nonché all'attività di sviluppo in più di 80 paesi nel mondo. La bellezza e la bontà di questa collaborazione si colloca all'interno del 40° di Caritas italiana, un 40 anni vissuti in modo particolare ben radicati nei territori sia nazionale che internazionale a servizio delle persone e delle storie di vita più segnate da povertà e da disagio.